aprite il file 07. Qui abbiamo un'altra parte intermedia del telefono, sempre con l'Open Sound Division e la simmetria attivata. Come potete osservare, in questo caso la parte che è stata modellata è la parte sottostante, questa parte. Quindi quello che dovete fare è realizzare l'elemento che rappresenta questa area, quindi scendere fino a un certo punto e poi avere una sorta di serie di estrusioni, come vedete, fino alla parte sottostante. Questo si può realizzare molto semplicemente partendo ad esempio da quest'area, eccola qua. Disattivo un attimo la simmetria. Quello che dovrò fare è lavorare sul bordo, quindi posso selezionare direttamente questo bordo, premo il tasto shift e tasto control, scusate, e converto in selezione di edge e poi vado a deselezionare quelli che non mi interessano. Ad esempio nella parte top faccio una deselezione di questi con il tasto alt premuto, in modo da avere la possibilità di creare una sorta di estrusione. Anche questi qua interni non mi interessano. Quindi quello che io posso fare è creare, sempre con il tasto maiuscolo attivo, una sorta di estrusione in questo modo. Arriverò fino ad un certo punto, che sarà un punto come questo, e poi potrò utilizzare ad esempio già un po' il comando di scala per portare in allineamento i miei vertici, quindi i miei edge. Pochino come questo, poi li portiamo un pochino sotto, li potete portare anche giù così e poi fare una sorta di scala in questo modo e anche fare poi una selezione, quindi si possono selezionare questi, visto che devono essere allineati in questo modo. Ricordatevi che ci sono anche i tools di allineamento, che sono i tools ad esempio sull'asse della Y, sull'asse della X, sull'asse della Z. Ci sono questi tools di allineamento che possono essere utili, oppure si fa semplicemente una scala ripetuta in questo modo, in modo da allinearli. Poi quelli che non sono ancora allineati chiaramente li sposteremo, in questo caso manualmente. E la stessa cosa faremo qua, in questo modo. Chiaramente poi alcuni andranno un po' spostati per creare un po' di effetto di rotondità, come sto facendo adesso, in questo momento. Quindi quello che io vado a ottenere, vedete, è questa forma. Questo modo, che ha un effetto con un gradino, che poi è il gradino che corrisponde a questa parte. Questo elemento poi creeremo una ulteriore intersezione successivamente. Se abbiamo la necessità di creare più rotondità, quello che possiamo fare è creare sempre un altro giro di edge una volta che abbiamo la struttura. Quindi andiamo ad esempio all'interno dello sweet loop, faremo una cosa come questa, click, ok, per creare un ulteriore elemento di edge che può essere utilizzato e anche in questo caso può essere poi successivamente scalato, ad esempio word, in questo caso sulla parte centrale delle coordinate di 3ds Max. Lo possiamo usare in questo modo per creare un po' di protuberanze verso l'esterno, come sto facendo adesso. Se osservo il mio file 2, c'è anche un incavo nella parte superiore
l'incavo è riferito a questa area. Andiamo in questo caso in modalità view, seleziono questa parte, gli do un attimo un piccolo loop in modo da avvicinarla un secondo, perché poi effettivamente la modulazione, ecco, era in questo modo. Ok, e qui abbiamo un taglio. Il taglio viene fatto per andare a ospitare questa parte, quindi direttamente su quella che è la parte, diciamo, soprastante. Semplicemente con il tasto Alt C facciamo un taglio direttamente qua, un taglio direttamente qua, in modalità, diciamo, di simmetria. È molto molto comodo. Quindi abbiamo creato già una parte, questa parte io vi consiglio di staccarla, in modo da avere poi un elemento di modellazione che può essere utilizzato successivamente come spessore, estrusione e così via, e che ha quindi la stessa parte coincidente con quello che è la matrice dell'oggetto poligonale. Quindi ci sono degli strumenti di detach della forma, detach come oggetto, quindi come un ulteriore oggetto, eccolo qua. Qui chiaramente lui non ha ereditato la simmetria, ma poco male. Questo noi lo nasconderemo, infatti voi troverete un oggetto presente, e poi lavoreremo direttamente sulla parte con il buco. Quindi qui abbiamo già un'area che ha un foro. Se abbiamo la necessità possiamo creare delle ulteriori suddivisioni intorno a questo foro con gli strumenti, ad esempio, di taglio, oppure possiamo creare anche delle estrusioni sui bordi. Basta osservare il file open che ho creato in questo modo. Come osservate, sul nostro oggetto io ho creato anche una serie di bordi, quindi vuol dire che questi elementi, che sono elementi poligonali, come vedete, all'origine non erano presenti, quindi vuol dire che sono stati creati successivamente. Questi sono elementi che si creano molto velocemente con quelle che sono le estrusioni. Lo rifaccio insieme. Sto cercando di farvi delle cose un pochino veloci e quindi di non annoiarvi con quella che è soltanto la pura modellazione. Questo sarebbe attaccato poi a questo. In questo modo. E poi qua c'è una connessione tra questi due elementi. Se per caso non sono fusi, fate un controllo di weld. Ok, quindi come osservate qui ho creato un ulteriore taglio, ho creato un taglio in più con gli strumenti di taglio, che sono gli strumenti appunto di cut, per dare un pochino di spessore su queste parti e su queste parti. Poi, una volta che abbiamo lo strumento, che è questo strumento, semplicemente si fanno le estrusioni creando quello che è una modifica di spostamento. Qua abbiamo una costrizione che può essere su gauge o su non. La costrizione su gauge può essere utile all'interno della modellazione. Se creiamo invece un'estrusione, diciamo, libera, non ci serve questo tipo di costrizione, diciamo, sul gauge, in questo modo. Si può fare l'estrusione, poi si spostano gli elementi a piacere, quindi volendo posso anche spostarli successivamente per dare un aspetto più coerente. E si continua la nostra estrusione, oppure si fa una unica estrusione e poi successivamente si utilizzano gli strumenti di connessione. Quindi molto semplicemente
si fa una estrusione un pochino importante come questa, si porta in allineamento questo vertice, quindi un po' in alto, eccolo qua, ok, e poi si utilizzano gli strumenti di connessione Ring e Connect, sempre almeno due in questo modo, ok. Quindi poi quando si ha la simmetria, quando si ha l'option subdivision surface, si crea questo effetto, diciamo, molto molto.